Di mestiere faccio il primario oncologo a Treviso, lui è il dottor Roberto Salvioni, ha bisogno di nessuna presentazione, direttore comunque dell'urologia oncologica di Istituto Tumore di Milano. Ci è stata affidata questa nicchia della nicchia della nicchia della nicchia, per cui veramente voi siete almeno 10 volte quello che noi ci saremmo aspettati. Pensavamo la nicchia. Pensavamo io, lui e quello delle diapositive e la signorina che gira col microfono. Invece vedo che vado. Dunque, allora, io ho le diapositive in inglese, non ho capito perché a Bologna bisogna farle in inglese, ma io essendo romagnolo per me è come essere all'estero, quindi non ho nessun problema. Quindi diapositive in inglese, non ho visto nessuno con la cuffia, comunque. Allora, caliamoci nel contesto, 1953. Sono successe due cose. La prima, più importante, sono nato io. Salvioni aveva, credo fosse già alle medie. Un anno. No, tu stavi già alle medie. Io sono del 52. Del 52. Quindi sono nato. La seconda è che Dixon dice, no, no, tranquilli, dopo due anni che hai operato un testicolo, che hai fatto un po' di chemo, quello è guarito, ok, finito, bene. Passano 30 anni, non faccio vedere le fotografie, perché sarebbero così, e nell'83 compare un lavoro sul Journal Clinical Oncology, che la maggiore rivista era uscita quell'anno, peraltro il primo anno, Tavarebello dice, ok, c'è il primo articolo in cui si parla di queste late relapses. Se voi pensate bene, late relapse non si usa, si usa poco in altre malattie, cioè pensate al linfoma follicolare, quello ricade finché ce n'è, la mammella, alcune ricadono prima, continua. Ma la parola late relapse ha trovato così, diciamo, modo di essere, c'è anche nel colon per esempio, ma nel testicolo ha trovato la sua nicchia preferita. Allora, la prima cosa che ci siamo chiesti col dottor Salvioni, dobbiamo cercare di dare una definizione. Ve ne diamo una che può essere accolta, può non essere accolta, non si è tutti omogenei, ma siccome gli speaker siamo io e lui oggi, a noi va bene e cuccatevi questa. La ripresa di una malattia dopo almeno due anni da una precedente remissione completa. Avevi le metastasi, hai fatto la chemio, ti hanno operato, quello che è stato finito dopo due anni, ma incluso anche colui che viene operato più di due anni fa per un primo stadio clinico, fa una chemio, una radio, non mi interessa, e dopo più di due anni ricade. Questa sarebbe la definizione, tutto sommato, corretta di late relapse, cioè qualcosa che accade almeno dopo due anni. Va ricordato che alcune ricadute tardive, e ognuno dei presenti sicuramente si ricorda nella propria mente le ha, alcune addirittura dopo 10-15 anni, il record sarebbe di 32. Allora io dovrei far vedere la epidemiologia del problema, ho messo more or less. Dice, ma com'è che questo qui non è in grado di far vedere l'epidemiologia? Ve lo spiego subito. Perché l'epidemiologia vera sarebbe che tutti noi abbiamo i nostri dati, li mettiamo lì e vediamo da Cremona a Milano, a Trapani, ad Aosta, quella che è, non l'abbiamo, perché solo i grandi centri hanno riportato le late relapse, ma non abbiamo, supponiamo che io a Treviso, il più grande centro del mondo, abbia 84 late relapse che io studio perché sono bravo, ok, sono 84 su 1000, su 2000, io non so quale fosse il numero iniziale, quindi ecco il more or less, ma questo è, e questo io vi do l'evidenza. Cominciamo dal non seminoma, ci sono pochi lavori, sono quelli, il giro è attorno a questi, e nel non seminoma messo tutto insieme, primo, secondo, terzo, tutti gli stadi che volete, l'epidemiologia more or less della ricaduta dopo due anni, dalla fine del trattamento o dalla fine del trattamento di avanti, è di 3% circa. Quindi un problema piccolo. Piccolo. In un tumore però che diciamo tutti, li guariamo tutti, li guariamo tutti. Quindi così piccolo non è. Poi vedremo che ha alcune caratteristiche. Prendiamo l'epidemiologia more or less del seminoma. Il problema nel seminoma è molto, molto più piccolo. Siamo a un terzo, siamo poco meno, siamo all'1, qualcosa per cento. Quindi il seminoma, se ricade, che non è che non ricada, ricada prima. E abbiamo di nuovo questi pochi lavori, sono 4, e tutti insieme 2000 casi raccolti. Ma ripeto, da poche istituzioni che sono quelle che drenano un po' la maggioranza. Nel primo stadio clinico, voi sapete, nel seminoma e nel seminoma, noi possiamo andare a destra o a sinistra, se andate a destra o a sinistra, voi comunque ad Agrigento ci arrivate lo stesso.
Magari ci arrivate per una strada più brutta, più sicura, più bella, ma ci arrivate. E infatti, nel seminoma stadio primo clinico, cioè senza metastasi evidenziabili, noi possiamo fare la radioterapia, oggi leggermente demodé, vedrete nelle prossime linee guida europee, un pochino non più apprezzato come un tempo, la politica del watch and wait o osservazione o sorveglianza, oppure la chemioterapia che in Italia, ma non in altri paesi, è il carboplatino in un ciclo solo. Sono tutte di pari efficacia, sono di diversa efficienza. Andiamo a vedere cosa dice la letteratura nel ricadute in generale di queste tre opzioni. Sono circa il 3-4% coi trattamenti attivi, cioè la radioterapia adiuvante o la chemioterapia. In caso di osservazione, cioè non fare nulla se non controllare, aumenta fino al 14-18-20%. Quindi massimo 1 su 5 ricade. 4 su 5 sono belle che guariti con la sola orchifunicolectomia. Andiamo a vedere qualche dato di evidenza. Prendo il Canada perché è quello che forse ha un paese piccolo dal punto di vista degli abitanti, ma molto ben organizzato. 270 pazienti che fecero negli anni che furono la radioterapia profilattica per il seminoma primo stadio. Le ricadute fra 2 e 12 anni sono state circa il 5-6%. Dove? È chiaro, soprattutto lungo i linfonodi pelvici, se era stata fatta la lomba aortica, perché le ricadute lì dentro sono minori, quindi ricade nei due pezzi che stanno fuori, finita i grandi vasi retroperitoneali. Prendiamo un altro dato dello stessa istituzione, quindi dello stesso paese, sui pazienti che hanno fatto non il trattamento, ma soltanto l'osservazione, che oggi in Canada è la policy, cioè ogni paziente con seminoma primo stadio in Canada viene mandato a casa con l'osservazione. Hanno avuto 121 ricadute su 600, basta fare i conti, viene fuori circa il 18%, 31 di queste sono ricadute tardive, quindi 31 su, quindi il 4-5%. Il rischio attuariale di una ricaduta da 5 a 10 anni è di circa il 4%. Chiaro che l'osservazione in Italia viene lasciata in Europa come una delle opzioni, non abbiamo fatto la scelta canadese a Indianapolis di offrire comunque quella come prima opzione. C'è comunque la spada di Damocle che chiaramente secondo me e anche secondo noi in Italia è una delle opzioni, non l'unica da offrire, perché alcune persone non vivono sapendo che devono fare un attacco fra 3-4 mesi. La chemioterapia nel seminoma primo stadio, che sta diventando anche negli Stati Uniti, sta crescendo a scapito della radioterapia, è facile, apparentemente a 6 anni e mezzo non abbiamo dati stravolgenti di tossicità. Non è mal accettata, una volta spiegato la sua piccolezza, le ricadute sono sicuramente più alte nel retroperitoneo che non in chi ha fatto la radioterapia. Se prendiamo 200 pazienti britannici, vediamo che le ricadute tardive sono state circa il 2%, quindi un problema molto piccolo. Passiamo al non seminoma, giusto per ricordare a me e a voi che il 70% dei non seminomi sono diagnosticati in Italia e nel mondo civilizzato al primo stadio clinico. Il 30% di tutte le ricadute del non seminoma avvengono nel primo stadio clinico, quindi un primo stadio clinico offre il 30% di tutte le ricadute. La cura del primo stadio clinico non è il 100%, ma ci si avvicina. E anche qui, aggrigento di qua o di là, osservazione, chemioterapia per uno o due, prima erano due, adesso troverete anche nelle prossime linee guida sia europee che italiane, un ciclo è parimenti valido, oppure la linfadenectomia retroperitoneale, ma non entriamo nel merito di queste tre opzioni, ma le mettiamo tutti insieme. Vediamo qualche dato, su 220 pazienti tedeschi, 7 erano, o meglio canadesi anche questi, 7 hanno ricaduta tardiva, quindi una percentuale molto piccola. Indianapolis, 592 pazienti che hanno fatto la linfadenectomia lì, solo uno è ricaduto. Dice però noi ne abbiamo 19 anche, ma quelle vengono da fuori e non sappiamo quale sia il valore iniziale di tutti questi. Il messaggio comunque che si evince è che una su 592, voi siete la platea in gran parte di urologi, è sicuramente un numero stupendo, che si può ottenere anche in altri centri, è stato tenuto, e sicuramente una linfadenectomia non correttamente fatta può portare a un aumento delle recidive e anche di quelle tardive. Quindi probabilmente anche una linfadenectomia offre il vantaggio
di evitare le ricadute da teratoma di cui parliamo fra un minuto e mezzo. Va ricordato che è vero che la presenza di teratoma nel tumore testicolare può predire la presenza di teratoma anche nel retroperitoneo, ma non è vero che l'assenza di teratoma nel testicolo escluda tout court la presenza di teratoma nel retroperitoneo. Quando parliamo di seminoma avanzato, che sono molto meno dei seminomi primo stadio, le ricadute tardive, le late relapse, non sono un problema. Perché? Perché di solito ricade prima il seminoma, meno di 2 anni, sia nel secondo stadio, sia nella malattia metastatica. E la presenza del teratoma non è un problema, perché è qua più che eccezionale trovare teratoma in un seminoma. Quindi sarebbe praticamente un tumore teratoma free. La PET-TC, prima sentivo, qui siamo ancora un po' lontani, se ho ben capito, della prostata, nel testicolo è poco ma chiaro, ma totalmente disatteso, la gente cosa fa? Fa la PET all'inizio, subito appena il primo stadio, magari non la stanno a fare dopo. La PET è mandataria nel residuo di seminoma, sono soldi sprecati alla stadio primo, nonostante questo viene fatta con la massima liberalità alla faccia di tutte le linee guida. Non seminoma, malattia avanzata. Se andiamo a guardare i numeri, prendiamo per esempio di nuovo l'Indiana University, 141 pazienti che avevano remissione completa sia sierologica che di immagini, 12 ricadute, quindi 7-8%, di cui solamente 5 erano ricadute a distanza di 3-13 anni. Spostiamoci nell'Oregon, che è l'altro dei 3 punti di riferimento degli Stati Uniti, qui prendono in considerazione anche i linfonodi fino a 1 centimetro, 10 ricadute, 2 dopo 2 anni. Quindi, tutto sommato, non è un grande problema epidemiologico. Il punto è, visto che sono guariti, gli ho raccontato che è guarito, che fortuna che ha un tumore del testicolo, meno male, poi improvvisamente, finito tutto, andiamo a vedere come facciamo a fare questa diagnosi di ricaduta tardiva. Purtroppo, siamo ben lontani. Vabbè, l'alfa e beta d'accordo, ma se uno non ce l'ha, siamo lontanissimi dalla biologia molecolare, dalla medicina moderna, perché ancora la diagnosi viene fatta col back pain, con la massa palpabile, sia nell'addome che fuori. Quindi qui siamo anni luce dalla perfezione che abbiamo visto fino adesso in generale nel testicolo. Una domanda che non ha risposta è: la ricaduta tardiva asintomatica, quindi fatta perché faccio dei follow-up così, ha una prognosi migliore di quella col back pain, per esempio? Basta leggere la letteratura, leggetela, rimanete malissimo. I dati americani dicono sì, i dati europei dicono no. Quindi sono pochi i casi, quindi noi non sappiamo se ci sia un impatto o meno sulla prognosi della sintomaticità. Quindi siamo ancora lontani. Questo ci porta però alla domanda successiva. Quanto lungo deve essere un follow-up corretto? Quanto duro io a vedere questo qui? Qui si va in tutti i modi e le maniere. In Danimarca, per esempio, dove la cultura del testicolo è molto più... anche perché l'epidemiologia è ben diversa, sono 3 volte che in Italia, lì dopo 2 anni chi ha avuto, chi l'ha dato. Altri, alcuni di noi, finché il malato non muore, o finché il dottore non muore o va in pensione, continuiamo a vederli, ogni quanto, chi lo sa. Si parla quindi di efficacia, ti faccio il follow-up per trovare sta ricaduta tardiva, e di efficienza, metti insieme una sarabanda di roba per trovare l'1% di seminomi. Vale la pena? Domanda. Ci sono una spada di Damocle che non finisce più di cadere. C'è mai detto che mai curato, mai fatto la chemio, mai fatto operare, tutto quanto, e adesso continua a venire per sempre. Ho paura, spada di Damocle. La possibilità del centro, questo non è vero, questo è riportato in letteratura, non è vero. Se un centro con le palle, un cancer center di volume, il centro con le palle, l'operato una sola... sta attento Roberto, il centro è con le palle, dice a me che mi frega, sono il più grande centro del mondo, vederne 100.000 di testicoli, e quindi questo qui secondo me è un pretesto che non ha senso, perché se io sono un centro di riferimento non ho certo paura di 10 testicoli in più. Un'enorme risorsa, qui sentivo la PET, qui viene fatta come se niente fosse nella prostata, io sono stato zitto perché la prostata so solo che è un organo in mezzo alle gambe, non so altro, sembrato, ecco. E qui che stiamo a fare? L'attack, la PET, tutta la vita? Ogni 3 mesi, ogni 4 mesi? L'attack al torace la facciamo sempre a tutti? Va ricordato che cominciano a venire i dati in cui attack al torace, attack all'addome ogni 3 mesi per 4-5 anni, ci cominciamo a descrivere i secondi tumori. Un attack al torace equivale a 200 radiografie, lo sapete da soli.
failing compliance after decay, cioè sono 10 anni che vengo, sono 15 anni che vengo, io non vengo più, quindi il mio follow up stretto stretto poi mi è vanificato perché la persona non ne può più. Ma soprattutto è veramente necessario fare questi follow up eterni e a chi? Potremmo ragionare, ma l'evidenza è contro di me, cioè non c'è, prendiamo qualcuno più a rischio, qualcuno che ha già avuto una ricaduta dopo chemioterapia, quello lo metto in una fila particolare e me lo guardo meglio. Se uno ha avuto un precedente extragono dal germ cell tumor, questo sappiamo dalla pur scarsa letteratura che hanno un rischio di ricadere maggiore che i non extragonadici. Oppure se c'era una marea di teratoma nello specimen chirurgico. È poco, è antievidente, è livello di evidenza 24, perché di sotto non ce n'è più, però questo è. Però non c'è, non c'è anche del buon senso in questo che ho trovato riportato per voi. Ogni volta però che un paziente con tumore testicolo arriva con un attack positiva nel retroperitoneo, non è per forza che abbia una ripresa del tumore del testicolo. Potrebbe avere un nuovo tumore al testicolo, vi ricordo, ma non ce n'è bisogno, che il fattore prognostico più a rischio per avere un tumore al testicolo è averne avuto uno dall'altra parte. Oppure potrebbe essere un nuovo tumore extragonadico, ma sempre germinale. Oppure, e qui andiamo nel difficile, la trasformazione somatica di un teratoma, che è tutta un'altra bestia. Oppure semplicemente un altro tumore che non abbia niente a che fare col tumore germinale. Perché più passa il tempo e più arrivano gli altri tumori. L'unica cosa, correggetemi urologi presenti, da non fare è la agoaspirazione. Dico bene, Roberto? Allora, ci sono nei congressi dicono poche cose. Dopo dicono poche cose. Cioè, il mio parere personale, ma siccome dopo c'è quello bravo, arriva dopo, il mio parere personale, perché le più grandi, l'ha detto stamattina a Porto, lo dico anch'io, cazzate che ho visto, non si può dire qui a questo congresso cazzate, è quello di fare l'agoaspirazione. Cioè, non trovo nulla. Che vuol dire? Poi tu entrerai. Quindi no fine needle aspiration. L'istologia. Uno guarda la letteratura, trova un solo lavoro, pubblicato nel 2000 dalla dottoressa Michael, che ha preso 91 pazienti, di cui 80 erano già stati pubblicati l'anno prima perché veramente non sapevano più cosa fare. E questo però è importante. Le ricadute tardive, nel 60% dei casi c'è il teratoma. O da solo nel 20%, o in cattiva compagnia con lo Yolk Sac tumor, ma non col seminoma, non col coriocarcinoma. Il seminoma no, perché non ricade dopo i 2 anni, e il coriocarcinoma perché è un take it or leave it subito. La cosa incredibile è che nel 23% dei casi ci sono elementi non quelli della classificazione dei tumori germinali. Lo Yolk Sac tumor, che tutti conosciamo alla diagnosi, quando andiamo a vedere le late relapse, qui stiamo della nicchia, della nicchia, della nicchia, della nicchia, quei pochi patologi che hanno guardato quei pochi casi hanno trovato non lo Yoxal tumor che studiamo tutti nel libro, ma varianti che sono quelle che se vuoi fottere una all'esame glielo devi chiedere, cioè la variante clear cell, ghiandolare, parietale, epatoide e papillare, cose che ne vedi una e stai bene. Quelli sono, quindi anche uno Yoxal diverso. In generale le ricadute tardive sono chemio o refrattarie o chemio poco sensibili, mentre il tumore germinale di partenza è estremamente chemiosensibile. Quindi parliamo di una malattia piccola ma diversa. Faccio qualche esempio, col termine di tweet si intende teratoma con trasformazione. Guardate, uno fa una bella chirurgia, dice cosa ci sarà un teratoma e si trova, dice la diagnosi è rabdomiosarcoma, ma guarda un po', un altro tumore. Oppure no, gli è venuto un PNET. Gli è venuto un nefroblastoma o gli è venuto un carcinoide o gli è venuto un adenocarcinoma, non gli è venuto niente, ha avuto sempre quello che si è trasformato. Purtroppo l'unica esperienza mondiale di questo nome sono 41 casi vostri, questo è l'uscibile che trovate in letteratura. Però operare e trovare, dice ma c'è un rabdomiosarcoma, addirittura una volta è arrivato uno che dice ma hanno trovato un tumore dell'ovaio, oh la madonna mi faccia vedere il pisello, ce l'ha, non è un tumore dell'ovaio, ed era una roba che assomigliava all'ovaio. Questi sono i teratomi con trasformazione, che vanno conosciuti perché sennò si prende e questi vanno operati senza discutere. Qual è la prognosi di queste late relapse? Qui veramente l'unica cosa che posso far vedere, è l'unica fotografia che esiste al mondo su questo, dove vediamo che se c'è teratoma semplice con o meno necrosi, la percentuale di guarigione con la chirurgia è quasi il 100%. Se non c'è differenza fra seminoma, che sono pochi, o non seminoma, non fa la differenza. Fa la differenza se nello specimen, se nella ripresa, ci sono delle cellule tumorali, o peggio ancora, delle cellule trasformate da un precedente tumore germinale teratomatoso.
Sto finendo. Quindi il mio parere, poi sentiremo Salvioni con, che ci cala nella realtà, la miglior farmaco non è nessuna medicina, ma è la chirurgia. Voi sapete che noi proveniamo da un'epoca, l'oncologo era colui che curava tutto con le sue medicine, il chirurgo curava tutto, poi a un certo punto abbiamo visto che questa è stata forse la prima malattia in cui abbiamo capito come vanno le cose, ci sono dei momenti imprescindibili di interazione. La chirurgia però va fatta in centri dedicati. E non è solo questione di un urologo bravo, perché io prendo il più grande urologo del mondo, lo metto in mezzo a un branco di coglioni, nel senso di colleghi coglioni, e questo che mi fa? Mi fa niente. Ma ci deve essere un team che deve essere certamente coordinato da un bravo urologo, non da un oncologo, no, deve essere un bravo urologo. Quello che non abbiamo è un registro nazionale, ma ci stiamo pensando di andare a raccogliere, per vedere veramente la realtà del territorio e non i 90 casi di Indianapolis, i 40 suoi o i 18 di un altro grande centro. L'approccio multidisciplinare, ma nel testicolo è più facile da fare, perché nella mammella sono tutti professori, nelle altre malattie sono tutti professori, nel testicolo chissà perché ce l'abbiamo fatta. Cosa dici? Tu dici di no? Dici di sì? Dici di sì? Ce l'abbiamo quasi fatta. No, nel pancreas, io ti irradio, ma che cazzo ti irradio? Qui ce l'abbiamo fatta a trovare. Sarà perché sono pochi i pazienti, sarà perché il tumore è facile facile, poi quando il tumore diventa difficile, perché poi il testicolo da facile facile diventa una delle bestie più difficili che ci siano. L'ultime due è stato creato nel 2005 un gruppo italiano, Italian Gencel Cancer Group, che ha lo scopo solo di fare cultura, di parlare, di, ci sono stati fatti vari eventi in varie macro aree, forum, arena, education, case discussion, network fra oncologi, fra medici italiani, e ci sono 110 medici e non solo che sono, diciamo, soci, e per la seconda volta si ripete un corso educazionale per urologi ed oncologi. L'unico difetto di questo gruppo è che io sono il presidente e lui è stato il past presidente, ma tolto questo il gruppo è un gruppo di persone. C'è un forum a Genova 13 e 14 settembre, costa poco e non dico si impara molto, però si discute, per urologi e oncologi, discute 20 persone in una camera, poi vengono divise le camere urologi e oncologi, si discute di queste problematiche. Quindi io ho detto sinceramente tutto quello che potevo dire sulle late relapse, c'è poco, ma è sicuramente qualcosa di stimolante. C'è finì, eh? Adesso tocca a lui, ci cala nella realtà. Grazie. Siccome è veramente difficile avere un comportamento condiviso su queste malattie, abbiamo scelto di selezionare dei casi che potessero far vedere che dopo tutto quello che ha detto, in realtà poi succede non sempre quello che noi vorremmo succedesse. Allora, il primo caso che vi presento è un giovane di 32 anni che fa un'orchiectomia destra, ha una stadiazione di seminoma puro con invasione vascolare e ha l'attacco di stadiazione presenza adenopatie di 4 cm, quindi viene classificato come secondo B. Nel 2000, viene inviato per radioterapia, la scelta è di radioterapia e fa un dosaggio completo per la malattia di quelle dimensioni. Novembre 2011 il paziente si presenta con una ghiandola, una adenopatia di 3 cm ascellare. Ovviamente va dall'oncologo perché si pensava ad una malattia sistemica, cioè è vero che è stato tenuto conto del pregresso seminoma, ma fa come primo esame la PET. E lì torniamo al discorso, probabilmente la PET è stata fatta per studiare qualcos'altro. Ma la PET è positiva e sulla scorta di questa PET viene fatta un'agobiopsia, perché sarà un linfoma, sarà qualcosa, se non sarà. E in realtà la biopsia non è significativa, parla di referto infiammatorio. Viene al nostro centro, perché era un paziente che già partiva dal nostro centro, quindi è tornato per un parere e abbiamo deciso di fare quello che ci sembra la cosa più ovvia, togliere un linfonodo sospetto. Bene, questo era una metastasi tardiva, a 7 anni del trattamento, di seminoma puro. Si è deciso
se trattare il paziente con una ricaduta così tardiva con chemioterapia adiuvante o se stare a vedere, noi abbiamo consigliato probabilmente come preferenza lo stare a vedere, il paziente ha chiesto una seconda opinione e ha preferito fare una chemioterapia e ha fatto due cicli di chemioterapia. Quindi vedete che comunque nel percorso delle ricadute tardive c'è anche poi il riscontro e il trattamento non è poi sempre così condiviso, anche perché non è per niente facile. Alla fine vi farò un algoritmo decisionale che possa riassumere il percorso da tenere in questi pazienti. Secondo caso è un giovane di 25 anni che fa un'orchiectomia, che fa una sua stadiazione e ha anche lui un seminoma puro 100% senza invasione vascolare, però alla presentazione all'attack ha anche lui metastasi linfonodale, viene inviato per chemioterapia. L'oncologo che vede le immagini ce lo ripropone perché dice: guarda, ha una diagnosi di seminoma puro, marker negativi e quindi però le immagini mi sembrano cistiche, non vorrei che si trattasse di un qualcos'altro o si trattasse di un teratoma misconosciuto, e quindi il paziente viene trattato con una chirurgia e nella chirurgia radicale viene evidenziato 90% di teratoma ma 10% di tumore del sacco vitellino. Questi sono tutti esami istologici revisionati e controllati, quindi non è poi così infrequente vedere che nella diagnosi di seminoma puro poi possiamo trovare metastasi da qualcos'altro. Di fronte a questo tipo di esame, siccome viene classificato come secondo C patologico, per cui ad alto rischio di ricaduta, al paziente viene proposta o chemioterapia adiuvante o osservazione. Il paziente preferisce l'osservazione. Aprile 2012, e questo è il secondo caso di late relapse, si presenta con una massa in regione preaortica in sede di pregresso intervento, marcatori negativi. Si decide per un reintervento e l'esame istologico è seminoma puro al 100%. L'intervento è radicale, la stadiazione dopo è risultata negativa, però in questo caso abbiamo proposto non di scegliere, ma di fare due cicli di chemioterapia adiuvante. Questo è l'evidenza al momento della diagnosi. Vedete che le masse erano esclusivamente cistiche, e questo è quello che ha fatto ripensare l'oncologo a un trattamento di chemio d'emblée. Questa è la ricaduta e questa è la situazione attuale. Ultimo caso che fa vedere come ci siamo quasi arrivati, ma non ci siamo ancora arrivati. Ragazzo di 30 anni che nel 2009 fa una orchiectomia sinistra, istologia tumore misto, invasione vascolare, il paziente assente e viene classificato come una malattia al primo stadio a basso rischio. Sceglie di fare white and see, ma il paziente ricade e fa chemioterapia standard, tre cicli di chemioterapia, perché si tratta di una malattia a buona prognosi, con normalizzazione dei marcatori tumorali. Giugno del 2012 il paziente ha, durante il follow-up, e qui la necessità di come costruire il follow-up e fino a quando prolungarlo, un'adenopatia di 2,5 cm paraortica sinistra, tipica, classica, chirurgicamente standard, cioè operabile tranquillamente. I medici propongono chemioterapia ad alte dosi in questo caso. Il paziente chiede una seconda opinione e i clinici del secondo centro propongono una linfadenectomia retroperitoneale, cioè la chirurgia trattandosi di una ricaduta tardiva marker negativi. Allora, con questi tre casi abbiamo costruito un modello discutibile, se vogliamo, ma dove si prendono in considerazione due categorie di pazienti. Il primo, pazienti che noi consideriamo vergini, cioè non hanno fatto nessun tipo di trattamento chemioterapico e li abbiamo divisi in malattia resecabile o non resecabile, e su questo abbiamo costruito un modello, perché è vero che tutte le linee guida dicono che le ricadute tardive
sono generalmente non chemioresponsive, ma in questi casi, che sono vergini, non hanno fatto chemioterapia, noi preferiamo considerare la chirurgia, ma in alternativa a un trattamento standard, che è la chemioterapia in caso di metastasi. Nei pazienti inoperabili, perché può succedere che un paziente dopo un'orchiettomia, dopo 20 anni, venga con una grossa massa non resecabile, preferiamo considerare una serie di situazioni come il marcatore, la resecabilità e la biopsia solo quando noi pensiamo che la massa comunque non sia tecnicamente asportabile. La stessa cosa, con piccole variazioni, noi la vediamo nei pazienti che hanno fatto, la descriviamo nei pazienti che hanno fatto un pregresso trattamento con chemioterapia platino contenente, e questo è l'argomento standard, cioè i pazienti con la vera late relapse e nei pazienti trattati con un trattamento completo e che hanno raggiunto una completa scomparsa di tutte le lesioni visibili e e la normalizzazione dei marcatori tumorali. E anche qui abbiamo fatto delle differenze. È vero che la chirurgia sia da preferire nelle ricadute tardive, è vero che le linee guida tra cui noi abbiamo partecipato parrebbero dire indipendentemente dal valore del marcatore tumorale, ma io su questo, è vero che noi abbiamo riguardato i nostri dati, che però sono pochi confrontabili perché è una casistica molto grossa, che però l'incidenza delle ricadute tardive abbiamo visto incide nel 3-4%, facciamo una differenza di trattamento, perché in passato, riguardando i casi, abbiamo trattato sia con la chirurgia o con la chemioterapia, ottenendo più o meno gli stessi risultati. Quindi vi abbiamo fatto vedere un argomento che è la late relapse, che è proprio veramente un argomento di nicchia, ma a volte anche nonostante ce l'abbiamo quasi fatta, ci sono delle differenze che è bene discutere a livello di interscambio anche culturale. Adesso io aprirei, se volete, una piccola serie di domande, perché avremo finito. Grazie. Allora, questo sarebbe uno scenario possibile. Tutti credo abbiamo visto una late relapse, sono poche, nessuno ne vede 10.000. Siete d'accordo su quello che il dottore Silvioni ha proposto, questo algoritmo che tiene conto un po' di tutto quello che ha detto? Lo possiamo riproiettare l'ultima. Che è quello su cui è un algoritmo, e vediamo se siamo d'accordo. No. Cioè, allora, per capirci, uno arriva dopo che aveva fatto la chemio 3 anni prima per lo stadio, non mi interessa quale, con metastasi, dove vi parlo, sta bene 2-3 anni, arriva perché è ancora in follow up, può avere o non avere l'alfa, la beta. Mettiamoci anche nelle DIAC, ma è diversa, le DIAC è massa. E può essere giudicato operabile o non operabile. È così? Questa è la prima cosa. Che cos'è che non è operabile? Diciamolo bene, così il pubblico è qualificato, ma io no, quindi dici che cos'è. Ma per esempio, cioè, dov'è il cutoff lì in mezzo, per esempio? Una massa di 20 centimetri che ingloba completamente i grossi vasi con marcatore negativo, dove si pensa che per fare una chirurgia ci sia necessità di fare una chirurgia distrettuale, cioè fare una grossa demolizione e prendere in considerazione anche le sostituzioni vascolari. Prima di imbarcarsi in una situazione del genere,
è bene, a nostro parere, sapere, di fronte alla non completa resecabilità, di sapere, marcatore positivo o negativo, se siamo di fronte a una ricaduta al tumore germinale o un'altra cosa, un altro tumore. Questa è una situazione rara, ma si presenta. Questo è proprio questo. Io scusami, ma è sulla, su quel punto interrogativo della biopsia che volevo lumi. Ecco, proprio perché è quella cosa lì. Cioè, io vedo la massa, a prescindere se è resecabile o non resecabile. Se non è resecabile, la biopsia è stata messa in due situazioni. La non resecabilità è quindi vedere prima di un'operazione massimale, di sapere un po' cosa si va a fare, o in caso di una massa resecabile con marcatore negativo, prima di proporre, per esempio, un trattamento alternativo. È stato omesso perché la biopsia è oggetto di discussione. È proprio quello che volevo dire, perché è l'unica cosa che, mentre ho chiaro, o perlomeno ho una parvenza di chiarezza sulla resecabilità o meno, o su quello, confrontandomi con il mio chemioterapista, con l'oncologo con cui partecipo, è proprio il discorso della biopsia che hai messo tu giustamente un punto interrogativo, però mi fa rimanere così, cioè io no, non ma faccio. Noi l'abbiamo messa perché in realtà nonostante lui dica la lo dico sottovoce, non la faccio, in realtà noi poi vediamo che in certe situazioni la biopsia è stata fatta, allora l'ho messa lì e poi possiamo discuterne. Abbiamo una domanda lì a metà. Io forse rafforzo il concetto, cioè potresti spiegarci un po' meglio perché non la biopsia in questi casi, cioè giriamo la domanda, perché non farla? Perché di fronte, la nostra opinione, a una malattia retroperitoneale in un pregresso tumore del testicolo, dove pensiamo con tutta probabilità che la ricaduta sia da tumore germinale, se la lesione è resecabile non trovo giustificato fare una biopsia, vado a togliere la lesione. Questo. Però ci avete dimostrato che esiste una quota non irrilevante di pazienti che parrebbero avere una ripresa di malattia tardiva da neoplasia germinale, invece hanno un'altra malattia. No, quindi c'è anche, scusate, poi ho perso io anche, il perché della biopsia è questa. L'ultimo caso è abbastanza riepilogativo, cioè è una malattia resecabile con marcatore negativo, dove in un'istituzione è stato proposto un trattamento ad alta dose e dove nel secondo istituto è stato, è stato proposto una linfadenectomia. Diciamo che una via mediata, per quanto poco condivisa, potrebbe essere perlomeno andare a biopsiare quella lesione, perché se venisse che è un teratoma maturo, perlomeno non gli facciamo la chemioterapia ad alte dosi. Questo era il significato. A volte mi perdo anch'io nei miei algoritmi, ma era proprio per aiutare nella decisione. Prima del 53 succede, esclusi presenti naturalmente. Sì? Sì, sì, succede. Cosa? A chi è nati perde si nati. Sì. Sì, sì, no, era proprio rifacendosi all'ultimo caso che ho lasciato la biopsia. Volevi aggiungere? No, io avrei un'altra domanda, perché va bene, il paziente che arriva con una recidiva in questo stadio, questo è un algoritmo accettabilissimo, però io credo che chiunque di noi urologi si trovi di fronte ad una situazione di questo genere, ragionevolmente chiederà una seconda opinione probabilmente arriverà a te o a qualcuno del tuo istituto. Un qualche cosa che può aiutarci invece maggiormente, una domanda che io farei come urologo che si occupa di neoplasia del testicolo a livello tradizionale è questo. La presenza di teratoma maturo nell'istologico primitivo, quello del testicolo, può in qualche modo farci spendere una parola in più col nostro paziente per un trattamento chirurgico sul retroperitoneo piuttosto che un trattamento chemioterapico? Cioè ha significato spingere la linfadenectomia retroperitoneale motivata sulla possibilità che sarebbero maggiori i rischi di una recidiva tardiva? Sicuramente, posso rispondere io in parte, sicuramente in caso di presenza, cioè in assenza di marcatori. Se tu hai un paziente che ha avuto un'orchiettomia con presenza di teratoma maturo, ha una ricaduta tardiva, ha marcatori negativi,
guardi l'immagine, è presumibile che ci possa essere una ricaduta del teratoma, ma non è sicuramente certa. Allora la differenza la dovrebbe fare la resecabilità verso la non resecabilità, perché potresti avere un'immagine di non, cioè un'istologia di non teratoma, e ve l'ho fatto vedere, e alla fine in realtà il secondo caso che ho presentato, probabilmente se avessimo fatto una biopsia e ci fosse venuto l'istologia di seminoma, avremmo fatto subito un trattamento di chemioterapia. Invece l'abbiamo rioperato, vedi che alla fine, e abbiamo fatto un'operazione operando un seminoma al 100%. Sono casi veri questi, quindi vi ho portato l'esperienza che a volte ci fa non litigare, ma discutere animosamente su qual è il comportamento da tenere, perché tutte le linee guida dicono chirurgia e basta, ma dovrebbero tener conto anche del valore dei marcatori, dell'operabilità e di tutti i dubbi o dell'estensione della chirurgia. Volevo aggiungere che sono stato un po' io misinterpretato. Io ho detto no fine needle aspiration, cioè credo che la fine needle aspiration da 4 cellule basta non sia quello che voi chiamate la biopsia, giusto? No, cioè, normalmente le più grandi cantonate in oncologia e anche in ematologia vengono prese quando uno butta dentro un aghino, tira fuori 4 cellule e lo fa vedere anche Gesù bambino. La fine needle non deve insegnare niente a nessuno, la fai nelle zone in cui la puoi fare con un basso rischio, molte volte le masse. No, ma io parlo non del rischio, ma non parlo del rischio chirurgico, parlo del rischio interpretativo, cioè io faccio una fine needle, c'è un po' di necrosi, che vuol dire? Se viene che è tutta necrosi, fine needle, con un gauche piccolino. Voi parlate di biopsia seria, no? Allora, da quello che abbiamo detto, sembra... Allora, dottor Savioni, quello che è emerso è che se io ho questo soggetto che si ripresenta con una massa potenzialmente operabile, mettiamolo, e voi sapete meglio di me cosa vuol dire, e hai marcatori positivi, io posso discutere fra ti opero o ti faccio la chemio. Non è chiarito. Se hai marcatori negativi... Ti opero o ti faccio una biopsia. Ti opero o ti faccio una biopsia. Ecco, non si fa la chemio. Finalizzata a una chemioterapia, ovviamente, non a una chirurgia. Perché essendo tecnicamente operabile, se lo puoi operare, lo operi. Ma io ho dato tutte le opzioni che poi succedono nei vari centri. Però se quello avesse un teratoma, peggio ancora, un teratoma differenziato in senso epiteliale, quello non lo guarisce nessuna chemioterapia. Sicuramente, ma se è operabile non arriveremo mai a quello, arriveremo a un'operazione. Il problema si sposta nei pazienti che hanno invece una lesione inoperabile. Questo rimango, mi hai convinto a metà. Io sul Marquez negativo, massa resecabile, non ho dubbi, e proprio non ci penso lontanamente a fare una biopsia. Su questo. Ma sul Marquez negativo, biopsia positiva, potresti considerare in realtà... No, perché c'è una percentuale cui io non mi posso fidare di quella biopsia. Io l'ho messa perché Tu su quella biopsia ci giuri al 100%, ciecamente? No, non ci giuro per niente, però la metto nell'armamentario che tu puoi considerare, perché nell'esperienza clinica ci arrivano pazienti anche con questo percorso e quindi ne abbiamo tenuto conto. Che poi non vada fatta o che sia discutibile starà nella tua comportamento clinico considerarlo o no. Cioè, vorrei solo che se tu facessi una biopsia non ti sentissi così drammaticamente in errore, perché potrebbe anche venire malattia germinale positiva e quindi ti potrebbe dare delle indicazioni che a te possono se servire. Positiva, se è negativa ti rimane il dubbio. Comunque no, se è negativa ti rimane. Certo. Dì il microfono a quel giovanotto lì con gli occhiali. Sono un giovane urologo. Giovane urologo lei è? Sì. Che scuola frequenta? La quinta elementare. Io farei questa osservazione, aggiungerei due variabili che a mio avviso sono abbastanza importanti. Uno è da quale linea di trattamento viene il paziente. Certo. Un conto è ragionare su una massa che compare a distanza di 2 anni dopo prima linea o dopo linee successive, perché questo cambia l'aspettativa di successo di un trattamento chemioterapico di riscatto. Un conto è avere a che fare con un paziente che ha una malattia
recidiva dopo prima linea, dove un trattamento di seconda linea ha un impatto, e un conto è un paziente che ha un altro tipo di recidiva dopo ulteriore linea, che ha quindi un altro tipo di aspettative. Questo può orientare diversamente dal punto di vista della scelta terapeutica. Il secondo aspetto che mi permetterei di sottolineare è anche la sede della recidiva di malattia, cioè a dire, e questo in qualche maniera apre alla discussione o la può risolvere sull'indicazione di biopsia. Un conto è ragionare su sedi di recidiva direi altamente caratteristici, cioè a dire una recidiva di tardiva di malattia, tipicamente retroperitoneale, che ne so, in un paziente che era andato in remissione clinica completa per una malattia che era in retroperitoneo, probabilmente non abbiamo dei grossi dubbi sulla natura della recidiva e se la malattia, marcatori negativi, possiamo anche adire ad una chirurgia di salvataggio. Se si tratta di sedi atipiche, è chiaro che invece l'indicazione di biopsia potrebbe diventare un pochino più forte. Quindi queste due variabili, cioè il tipo di trattamento effettuato precedentemente e la sede più o meno caratteristica relativamente al tipo di malattia, a mio avviso hanno una loro elevata importanza in un algoritmo di decisione. Corretto. Messaggio chiaro per l'oncologo medico, però è questo: ogni volta che dopo 2 anni ti trovi uno che ha una massa, non partire con la chemio senza usare il cervello. Questo è il messaggio. Dice: ma come? C'aveva un tumore al testicolo, c'ha una massa nel retroperitoneo, marcatori normali, cosa vuoi che sia? È una ripresa. Di che? Di teratoma, di sarcoma? Ecco, questo è il messaggio che io mi sento di dare come oncologo. Non partire con la chemio finché non ci hai ragionato su con questi algoritmi. Il rischio è questo, perché tu fai la chemio, fai 4 cicli, gli rifai la TAC, la PET, la contro PET, cosa ti trovi? Ti trovi la massa che è sempre quella, fai così, giù altri 4 cicli, poi ti trovi sempre quella e che fa pure un po' più grande, peggio ancora, giù con la... Ecco, questa è una stupidata. Ma quelle non sono ricadute, sono persistenza di malattia, qui parliamo non di... c'era ed è tornata, però quello, ammettilo, che mettersi a giocare al chemioterapista lì è pericoloso, perché quando gli hai finiti i reni, dice adesso che gli faccio? Lo faccio operare, dirlo... cioè pensare... Il concetto è che noi altri dobbiamo pensare anche che la chirurgia è, secondo me, non sta a me dirlo, l'arma principale nell'epilepsia. E comunque i 3 casi riassumono la difficoltà di comportamento e il dover sintetizzare in 2 diapositive un algoritmo sicuramente è perfettibile, perché è stato sfornato proprio... per questo corso e serve anche a noi avere questa cosa. C'è uno che ha avuto un seminoma primo stadio e dopo 2 anni fa una lesione al fegato, non è un seminoma, però non può esserlo, giusto? Cioè, vabbè, può nevicare a Ferragosto e a me può venire un tumore dell'ovaio, però metastasi, insomma, è raro. Epatiche da seminoma, sì, ma in un primo stadio, un primo stadio che non ha retroperitoneo, che fa la chemio e a un certo punto viene fuori una lesione epatica, prima di dire che sarà una metastasi, pensiamoci, perché sono l'eccezione dell'eccezione, faccio un esempio così. Vabbè. Però nel seminoma, avete visto, non è un grande problema. Il problema è nel non seminoma. C'è altro? Allora, noi abbiamo preso la sessione con un ritardo vergognoso e la diamo con un ritardo contenutissimo. Ah no, 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 beh, insomma, abbiamo sforato, dipende. Noi abbiamo cominciato alle 2:10, 2:05. Vabbè, comunque abbiamo finito. Qui avremo finito noi, eh?